Ciao ragazzi, oggi andiamo al Parco Zoo. Ale sta guidando. Ciao. Ciao Ale. Tu Matilde, che animale vorresti vedere? Un cervo? Chissà se ci sono. Ho scaricato sul tablet la mappa del Parco Zoo. Ah, le Mati lo sapeva, c'è il cervo pomellato. Non vedi? Danno la pappa alle giraffe, andiamo! C'è anche un cucciolo! È una giraffetta? Sembra grande, ma in realtà è piccola. Che fame, ragazzi! Una piccola, una è un regalo! È arrivata anche la mamma! Ciao, Dio! Il cammello! Il cammello? C'è un altro cammello, no? Ce n'è un altro, vediamo! Ah, sì! Deve essere suo cugino! Che grande che è il cammello! È quello piccolino! Quello sembra un po' più cucciolo, sì! Un fiore rosa gigante, il sogno di Matilde. C'è anche un leone. Un leone? Vediamo se lo troviamo. Guarda che ciuffo che ha il turaco. Turaco verde tra le piante verdi, la vedo difficile. Ragazzi, avete visto il turaco? Hai sentito qualcosa? Sì, sentito un rumore. Vedo se ne ho una posta parte. Da quella parte. Ci sono i fennicotteri. Eccoli laggiù. Ce n'erano di là e ce ne sono un sacco di qua. Guarda che eleganti che sono. Guarda che bei colori sulle ali. Bellissimo. Tu pieghi il ginocchio in avanti se devi piegarti, vero? Loro, vedi che lo piegano indietro. Matti, sono gli stessi della tua maglietta? Sì. Sì, mettiti alla prova. Il fenicottero quando riposa sta in equilibrio per almeno 10 minuti. Tutti su una zampa. 7, 8, 9, 10. Bravi. Con la spatola, col becco a spatola. Già. Si dice che Matilde e Nicolò siano arrivati con la cicogna. Consultiamo la mappa. Sei. Numero 6. Andiamo. Una giraffa con il collo tanto, tanto lungo. È lunghissima, vediamo. Eh sì, deve essere il papà questo. Che fa lo youtuber anche lui. Fa lo youtuber anche lui. Facciamo un video. Facciamo un video. Andiamo, andiamo. Facciamo il giretto perché i cigni sono da questa parte. Ecco le loro casette. Ta 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 ta, piano, eh. Eccolo qua, il cigno. Palmato. È proprio palmato, sì. Questo piccolino qua. Ta 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 ta. Guarda come corre. Entriamo nella voliera. Andiamo, andiamo. Siamo vicinissimi ai fennicotteri. Ale, sono tutti nascosti, hai visto? Sono timidi. Questo è l'ibis bianco e questo invece è l'ibis rosso. Poi l'ibis c'è anche nero. Il bianco che abbiamo visto. Il rosso. E anche quello faccia nera. E c'è anche l'ibis eremita. Ale è troppo eremita, io non lo vedo. Veramente, non c'è. Mati, hai visto l'ibis eremita? No. Nicolò, hai visto l'ibis eremita? No. No, neanche io. Ragazzi, c'è il cane della prateria? Dovrebbe essere da queste parti. Ecco il cane della prateria. È vicinissimo, Mati. Nicolò somiglia a un cane? No. Non tanto, direi. I pellicani. E dopo arriviamo dai grandi felini. Andiamo che gli stanno dando da mangiare. Gli stanno dando pesciolini. Hai visto che golosone? E guardando gli uccelli che mangiano, qualcuno è venuto a fame. Anche a qualcun altro. E qui stiamo entrando nell'area dei grandi felini. Leopardi. Magari troviamo la lince d'oro degli Ecchimos che non abbiamo mai trovato, Ale. Davvero? Esatto. Eccola qua, ragazzi. Vista, vista. Guarda che ti guarda. Facciamo silenzio, ragazzi. Siamo vicinissimi alla lince. Guardate i pennacchi che ha sulle orecchie. Ciao, signora lince. Ciao, ciao. Hai visto il leopardo? Fatemi sbirciare. Sotto l'abeo. Sì. È vicino al sasso, sta riposando. Mettiti alla prova, il puma è in grado di compiere lunghi balzi. Riesce a saltare fino a 5 metri. Piedi uniti, carica le gambe. Sì, ecco i miei puma. Il puma è nascosto, facciamo un giretto per cercarlo. Ragazzi, qua sotto c'è la schiena del puma. Ecco che fa la nanna. Ma domani si sveglia. Appena un po' di fame si sveglia. Anche prima, appena sente un po' di languorino. Ma che è spuntato qua? C'è anche una scimmietta. Andiamo, qui c'è il gibbone che si è appeso. Eccolo che dondola. Esso dondola. Una tartaruga che nuota e lì una spaparanzata all'ombra. Questa fa ginnastica? Ecco, eccola.
Ecco la splash! Ecco la splash! Andiamo a vedere qui dentro. Eccolo, è il tamarino imperatore. Eccolo, guarda come salta, guarda! Guarda i baffi che ha! Dai, è venuto a salutarci! Eccolo! Guarda, giochi che c'ha il tamarino! Com'è, Nicolò, il profumo di tamarino? Matti, spussano le scimmiette? Sì! Ragazzi, qui c'è la tarantola! Eccola qui, è proprio spaventosa solo a guardarla. E qui ci sono i lemuri. Quello lì ha la coda d'anelli. Questo è un lemure bianco e nero, invece, con la barba. Questo è quello con la coda d'anelli. Guarda che codona, sofficiosa. Mettiti alla prova! I tamarini si muovono agilmente. Agilmente si arrampica e avanza lungo il tronco. Ecco, c'è anche il cucciolo di tamarino. Viste le scimmiette? Andiamo al rettilario, vediamo i serpenti, Ale. Sì. Oh. Entriamo nel rettilario. Una rana. Una rana gigante. Ciao. Ciao rana. Qui c'è l'anaconda gialla. Ecco, qui spunta la coda dell'anaconda gialla. E da questa parte c'è la testa. Camaleonte pantera. Come quello di Rapunzel, Mati. Ecco il camaleonte, ragazzi, super mimetizzato. Avete visto come muove gli occhi? Un occhio va di qua, un occhio va di là. È il basilisco verde, eccolo appeso, ragazzi. Non guardatelo negli occhi. No! Questo cos'è? Il balletto della lucertola? Ballerino e ballerina. Ci sono le caprette, Matti. Cercano la pappa. Andiamo da mangiare, Matti? Sì. Sì, qui c'è il mangime per le caprette. Eccolo qua. Eccole qua, affamatissime. Guardale. È la lingua più veloce del West. Buono, buono. Guarda che cornette che ha il piccolino. Questi sono gli alpaca. Sono super soffici. E amano fare il bagnetto. Lo vedi laggiù? C'è l'orso che fa il bagno. Guarda che fortunato che sta al fresco lui. Si è nascosto dietro il tronco, ma lo vediamo lo stesso. Orso, setto. Ecco che viene a salutarci. Vale. C'è un orso. Ecco l'ippopotamo. No, non è questo. Sono questi due qua. Questi stanno facendo la siesta. Guarda. No, dentro l'ippopotamo, no, Nicolò. Ce l'ha fatta, sta uscendo. C'è anche Matilde. Attenta ai denti. Guarda che bocca grande che ha l'ippopotamo. Ah. I leoni. Ecco i leoni. Ciao, leoni. Ciao, leoni. Come fa il leone, Matti? Leoni. Stanno riposando, i leoni adorano riposare, quanto li invidio, fanno delle sieste incredibili. Sulla gamba. Sulla gamba, tigre. Tigri. Tigri. Eccola lì. Hai vista? Brava, Matti, sta riposando qua sotto. E Nicolò, hai visto questa stesa all'ombra, spiaggiata? Non so se la vedete, ragazzi, è sotto quella specie di piattaforma per le tigri. È la locala. Guarda che ci sono gli sbirciatigri. Stanno dormendo là sotto. Matti, siamo arrivati ai cervi. Sono là in fondo, li hai visti, Matti? E ci sono anche i bambi. Alla capanna Zulu. Cos'è questa? È cacca. Quella, secondo me, è cacca di zebra. Sì, bravo. Grande, ragazzi. Questa è di coniglio. Di coniglio, no? Giraffa. Giraffa. La fa un po' a palline. Questa è cacca di leone. Sì, leone. Dai, classico felino. Aspetta, questa è tipo mucca. Aspetta, aspetta, questa è tipo mucca, quindi questo è un gnu. Ora la punta è fatta proprio a torta. Sì, sì, sì. Vediamo. Struzzo. Lo struzzo, la famosa cacca di struzzo. Chi c'è, Matti, qua? Ladybug, Chanoir e Papillon. Controlliamo. Ma sono le zebre. Si chiamano così? Eh sì, quanto è grande, Matti, questa? Tanto, tanto, tanto. Qual è la più grande, Nicolò? Questa o quella? Questa, perché l'altro è un cucciolo. Questa qua, dici? Quella è un cucciolo? Sondaggino, fateci sapere, ragazzi, se per voi è più grande questa oppure questa. O questa. O questa. È la testuggine delle Seychelles. Può vivere fino a 150 anni. Qui c'è il panda rosso che vi fa la linguaccia, ragazzi, Vediamo chi lo vede. È proprio dietro, in mezzo alle fronde. L'hai visto? C'è una cosa di rosso che si muove. Ah, eccolo lì che si muove, ragazzi. È lui, è il panda rosso. E per finire ci sono i suricati. Eccolo lì. Guardalo. Ecco, vedi che sta in piedi. Ecco Timon. È proprio lui. Raggiungono circa un chilo di peso, 35 centimetri, vivono circa 10-15 anni e non sono minacciati. Vuol dire che ce ne sono tanti tanti, per fortuna. Ragazzi, vi è piaciuto il parco zoo? Sì! Anche a noi! Sì. Matti, qual è l'animale che ti è piaciuto di più? L'orso. L'orso? Era grande, vero? Mi piaceva calzarlo. Sarebbe stato bello, sembrava molto soffice, vero? Sì, come un peluffa improvando come me. Per fare la nanna così, sì. A te, Nicolò, cosa è piaciuto di più?
i lemuri. I lemuri? Sì, no, i suricati. I suricati. A te, Ale? A me i leopardi che si facevano le coccole. Erano troppo dolci. Anche eccoli, guardali. C'è un altro. E questo lecca anche. A me è piaciuta la tartaruga che si tuffava perché non ho mai vista una così atletica. Ragazzi, fateci sapere nei commenti se questa nuova tipologia di video viaggiosa GBR vi è piaciuta e se vi piacerebbe vedere altri vlog e altri video di questo genere. Per noi è stata un'esperienza nuova e tutti insieme ci siamo divertiti tantissimo. Ringraziamo il Parco Zoo Punta Verde di Lignano per la disponibilità e la gentilezza. Nel link qua sotto alle info video trovate tutte le informazioni per visitarlo. Iscrivetevi al canale YouTube GBR per non perdere i prossimi video e scaricate l'app GBR per non perdere le notifiche. E se questo video vi è piaciuto potete mettere un... animale! Ciao dal Parco Zoo!